però ragazzi sono stati encomiabili, meravigliosi, perché oggi siamo andati oltre tutto quello che può essere la preparazione di una partita, le problematiche che una partita ti porta dentro, e abbiamo finito in maniera particolare, per noi inusuale, però i ragazzi sono stati bravi, hanno sofferto quando c'è stato da soffrire, sono stati anche bravi quando c'è stato da giocare. Abbiamo fatto, secondo me, una partita giusta in un ambiente difficile, in un campo difficile, contro una squadra forte che si giocava probabilmente, non dico tutto il suo campionato, ma parte del suo campionato, e ha provato a metterci in difficoltà. Noi abbiamo retto bene, abbiamo controbattuto probabilmente da grande squadra, con lo spirito giusto del gruppo, come sottolineavi. È quello che ti rende più, da allenatore, che ti rende più, più felice, nel senso che sono le partite più difficili, ma quando hai una squadra di giocatori forti e di uomini veri, riescono a renderla più facile. Poi di facile non c'è mai nulla, però la nostra forza è stata fare bene gli scontri diretti fino ad oggi, e abbiamo sempre incontrato, quasi sempre incontrato, tante squadre che erano in seconda posizione, che erano lanciate. Questo merito va riconosciuto alla squadra. Poi è giusto godersi la partita di oggi, che è stata una partita di grande sacrificio, dove abbiamo perso anche dei pezzi in corso, però bisogna immediatamente ributtarsi nel lavoro, perché mercoledì c'è un'altra partita che ha lo stesso valore di quella di oggi, anche se magari non è uno scontro diretto. Parto dalla prima parte della domanda. È da un po' che noi non riusciamo a concretizzare le ripartenze che creiamo, perché poi abbiamo giocatori di gamba davanti che riescono a fare anche con facilità 30, 40, 50 metri, e poi magari arriviamo all'ultimo e sbagliamo la scelta. Non credo tanto per la fatica quanto per proprio l'idea sbagliata, però non è facile. Noi ne abbiamo pagate tante volte ripartenze degli avversari, e noi difficilmente ultimamente non siamo riusciti a concretizzarle, però sicuramente dobbiamo migliorare, ma io parto dal presupposto che la generosità dei ragazzi di voler ripartire, di voler andare a fare gol in questa situazione è comunque un segno positivo. E poi mi dicevi di Del Rico può farlo quel ruolo. Del Rico può farlo, ha fatto un grande gol, ma a parte quello se lo meritava, perché le volte precedenti la palla non l'avevano vista dentro, ma era dentro. Quindi, fisicamente come no? No, ma lui sta bene, ma lui può fare questo che ha fatto oggi. Lui, quello che vorrei che lui facesse è che lui ci mette un po' a entrare in partita. Lui cresce sempre nei secondi tempi, cresce sempre nella parte finale della partita. Lui deve essere più dentro anche all'inizio della partita. E Polverino, se il nostro direttore l'ha portato e lo conosceva, e a me ha sempre detto che era tranquillissimo, e io sono sempre stato tranquillissimo, per cui il ragazzo è un ragazzo meraviglioso, perché non è facile, cioè è facile stare in un gruppo come il nostro, perché comunque sei nel Bari, perché comunque stai facendo un campionato importante, ma non è facile giocare una volta ogni tanto, non è facile soprattutto giocare in partite delicate come queste, dove c'è pubblico, dove c'è tensione, dove c'è in palio un risultato che vale il doppio dei punti. Lui è stato bravissimo, e onestamente non sono meravigliato, cioè lui ti dà questa sensazione. Poi oggi ha fatto bene, sono come aveva fatto bene anche le altre volte, e sono convinto che lui è un portiere pronto, un portiere che può fare tranquillamente questa categoria. Quello che ti sorprende è il fatto che magari gioca una volta ogni tanto, e quando gioca lo vedi così sicuro, ma per noi non è una sorpresa. No, io non riesco a godermela come vorrei, ma un po' perché è il mio carattere, un po' perché c'è da leccarsi le ferite, che sono tante, un po' perché mercoledì si rigioca, e quindi
è ovvio che era una partita crocevia, era una partita dove facendo bene hai preso ulteriore slancio, hai preso ulteriore vantaggio, però non si è fatto nulla. Se pensassimo in maniera diversa avremmo sbagliato tutto. Poi questa è una squadra che secondo me ha dimostrato valori e io mi auguro che questi valori li dimostri fino all'ultimo di campionato. Ma te l'ho detto, è un po' come la partita della scorsa volta, insomma. Io sono caratterialmente uno abbastanza tranquillo e mi ritengo anche freddo, soprattutto all'esterno. Poi magari all'interno, come tutti voi, come tutti, ho i miei sentimenti, ho i miei momenti, e le mie paure, i miei momenti di euforia, e ogni tanto pure io sento il bisogno di esternarle, ma era più un abbraccio alla squadra che ha fatto una partita di grande sacrificio, una partita di gruppo che ti dà le soddisfazioni più grosse, perché vincere una partita in questo modo ti dà più soddisfazione che vincerla per una giocata di un singolo o per situazioni individuali. Botta, il ginocchio stava bene, si è sentito indurire un po' un flessore, la stessa cosa vale per Galano, mentre Ricci ha avuto una problematica diversa. Adesso poi preferisco che sia magari un comunicato dello staff a parlarne, io non sono in grado, per cui non so dirti. Io mi auguro che siano tutti di lieve entità, però oggi avevamo squalificato Celiente, avevamo fuori Puccino, Belli è un altro giocatore che ha avuto un risentimento muscolare, quindi la gioia è un po' strozzata, però il pensiero va sempre ai ragazzi, va sempre alla loro salute, perché io ho sempre voluto, cercato e sperato di averli tutti, che non è più difficile scegliere perché ne hai tanti, ma per me è molto più semplice lavorare e gestire la settimana.